Bentornati a Studio Mattina, adesso andiamo in libreria e lo facciamo con una giovanissima scrittrice, si chiama Anna Dornato, ha soli 27 anni e ha scelto la nostra trasmissione per presentare in anteprima il suo primo libro, E tu che mangi il gelato, scritto da un'eroina antipop. Complimenti ad Anna Dornato, simpaticissima, la stiamo già conoscendo prima ancora della diretta, è una ragazza davvero esplosiva. Carissima Anna Dornato, insomma tu racconti la storia di una persona che si sente, di una donna che si sente in sovrappeso, che è stata in sovrappeso, che potrebbe essere in sovrappeso, insomma quello che è il rapporto tra la bilancia e la donna, da sempre un rapporto molto conflittuale. Sì, lo è anche. Diciamo che questo libro è soprattutto una macerazione sentimentale, emotiva, che attraverso la narrazione di un disamore, dell'amore disilluso, cerca anche di trovare un modo, quantomeno spericolato, per certi versi sì, spericolato ed eroico di stare al mondo, di stare con grazia. E questo passa anche attraverso questo che la parabola del dimagrimento, che non è solo il dimagrimento di per sé, è più che altro l'espiazione a un senso di disamore atavico che parte da quando lei, la mia protagonista, questa antieroina, quando lei è fanciulla e in realtà vuole essere amata, vuole trovare una sorta di accettazione del mondo, e all'interno di questo mondo fatto di carboidrati e di cellule adipose che si espandono e che l'introduzione fa proliferare ulteriormente, c'è un unico desiderio in realtà, che non è dimagrire, ma che tutti gli altri intorno a te siano grassi. Questo è fondamentale, sì, va bene essere grassi, l'importante è che i tuoi migliori amici lo siano, e lo siano più di te. Anna, da cosa dipende questo disamore atavico, così come l'hai chiamato tu, della protagonista? Da dove affonda le radici? Allora, il desiderio di uova e farina nella dispensa? Sì, in realtà c'è una sorta di incompiutezza sentimentale che parte appunto dallo stadio pedagogico, dallo stadio infantile, e poi diciamo che trova questo approdo, questa apoteosi nell'incontro con F, che oltre a spezzarle il cuore, fondamentalmente fa venire a galla quelle che sono le sue insicurezze tardo adolescenziali che Anna, partono da... Sì. Mi perdoni, di solito si dice che dietro ogni storia da parte dell'autore c'è un po' di biografia personale. Ecco, io in questo caso devo dire che ho attinto il mio personale serbatoio di infelicità assolutamente a piene mani. No, ma lei lo dichiara sin da subito. Sì, è un serbatoio di infelicità e di piccole microcatastrofi quotidiane. Ecco, la vita di provincia e tutto quel mondo meraviglioso che è la vita di provincia. La mia provincia è una provincia del sud, Reggio Calabria, quindi diciamo che all'ombra del panettiere di fiducia e del salumaio si consumano crudeltà iniziatiche inenarrabili. Per esempio, io faccio l'esempio nel libro la protagonista, il mio alter ego, parla della mattina quando prende la corriera per andare a scuola, e lei ha l'abitudine di leggere i quotidiani, e questa cosa qui i suoi coetanei viene vista come un quantomeno esotica, bislacca. E allora che succede? C'è la rappresaglia, c'è una sorta di rappresaglia, le lanciano le carte. Ecco, questi episodi qui, oltre ad essere traumatici, sono proprio propedeutici di quest'io assolutamente irregolare ed irrisolto. Anna, però sì, da questi eventi diciamo catastrofici, sì, anche dall'univocità dell'amore tra la protagonista ed F, può nascere l'ironia. Cioè, nel senso, magari ci si nutre a volte di queste piccole catastrofi quotidiane, perché poi ovviamente le catastrofi sono altre, però questi micro lutti quotidiani, queste micro sconfitte quotidiane, sì, sono un po' un pane importante. Ma assolutamente, perché in realtà questo libro poteva trasformarsi in una le recriminazioni amorose rischiano sempre di essere patetiche e autoriferite. Invece con l'ironia, che questo titolo è perfetto perché riesce a coniugare tragedia e commedia, con l'ironia cerco appunto di smustare, di sfuggire il rischio di sembrare patetico. Quindi è fondamentale, la chiave di lettura è ideale. Anna, qual è la giornata, sì, tipo della persona in sovrappeso del suo libro? La giornata tipo è svegliarsi e pensare a un modo, e scogitare uno stratagemma per poter dimagrire. E in realtà a fine giornata accostata sempre di che questo stratagemma in realtà non esiste.
Ma ci pensa, ma ci prova almeno. Ci prova assolutamente, prova con tutte le sue forze, però in realtà è un negozio tutta la vita, non lo ricordo più, non lo so, da quando mia madre ha iniziato a darmi delle merende molto impegnative che mi hanno realmente distrutto, hanno fatto di me un adolescente infelice e un'adulta incompiuta. Ma per impegnativa intendiamo il panino che sono prestata dentro? Fondamentalmente sì, ma anche annegata nell'olio, capisce? Annegata nell'olio. Sì, ma infatti io a questo proposito vorrei anche fare un appello alle madri italiane, non solo alle madri italiane, per merenda non date le merendine e neanche il pane, perché otterrete soltanto dei post adolescenti infelici, sì, e incompiuti. Ma non è vero, perché insieme, no, sì, però, che gente... però la privazione, sì, magari la privazione poi genera l'effetto contrario, cioè date il giusto. Però Anna, io ti devo dire una cosa, te lo giuro, non è piaggeria, perché voglio dire, non è che dobbiamo fare complimenti a tutti gli ospiti che vengono qui. Io quando ti ho visto entrare una donna bellissima, perché credo che a un certo punto con le proprie rotondità, se in qualche modo si accetta di averle, ci si può in qualche modo stare bene, perché voglio dire, tu sei una rotonda burrosa. Ma non credo, sei burrosa per l'appunto, burrosa, sì, però magari le disfunzioni riguardo al peso, all'eccesso di massa sono altre, tu sei una burrosa e come tale sei molto bella, quindi io vorrei che tu passassi questo tipo di messaggio a chi sceglie di avere le tue rotondità. Perché poi alla fine si può anche scegliere di averle. La scelta è fondamentale, appunto, la scelta è una forma di libertà e anche di felicità, se vogliamo. Quindi sì, fondamentalmente sì, hai ragione. Se questa burrosità, se questa concentrazione di morbidezza negli angoli è fonte di scelta e viene vissuta con libertà, sì, perché no, ma ben vengano, assolutamente. Lei è fidanzata in questo momento? Sì. Lo sono, ma da poco, diciamo che... Ma c'hai che luci, però! Non potrei dire, sarebbe più funzionale la chiave dell'eroina triste, tragica e assolutamente single. In realtà no, c'è stato il lieto fine anche per me, non sì, c'è il lieto fine anche per me, che è bellissimo. Sì, ma questo è Salumiere. Però è molto antiletterario il lieto fine, perché tutti i libri più belli finiscono con un epilogo tragico e disastroso. Invece c'è questo lieto fine, vede, è antifunzionale... Funziona. Diciamo che sono triste e sono triste e sola. Triste e sola, sono 3 giorni che non mangio. Mettiamola così. Anche perché qui c'è il tuo editore. A livello di marketing sicuramente funziona più questa cosa. Sì, ma non sono fidanzata, sono triste e sola. E scompagnata. A proposito di triste e sola e scompagnata, Federica Riccio. Sì. E tu che mangi il gelato, un romanzo di formazione colorato ed esplosivo come Anna Adornato, dove gli amici sono dei maglioni caldi da indossare nel mese di febbraio, ma una cosa meravigliosa, si muove tra libri inappropriati regalati dai tanti biondi, vero? Sì, questa cosa diciamo che fa riferimento ad un particolare episodio del libro, siccome anche il mio alter ego è particolarmente loquace, no? Percorso da questa assolutamente inconsapevole gaiezza, ha l'abitudine di parlare molto. Allora cosa succede? Che il fidanzato surrogato, che non è F, un giorno ha la meravigliosa idea di farle un cadeau e lei è felice di questa cosa, estremamente felice. Poi in realtà c'è il rovescio della medaglia, perché il cadeau non è proprio bellissimo e neanche lusinghiero, perché è un libro in cui viene elogiata proprio l'arte di tacere. Che è una cosa, sì, che è dramma. No, questo rasenta a volte, questo può rasentare il melodramma se qualcuno è come quella protagonista lì, è drammatica. Allora, no? Facciamo una cosa, tu hai scelto proprio l'incipit, poi magari se abbiamo tempo leggiamo qualche altra cosa, però giusto per far capire anche il tuo stile, che è sicuramente molto particolare, nel senso che noi possiamo leggere quello che effettivamente tu dici è voce, che non è una cosa semplice da trasporre. Io credo che tu ci sia riuscita. Allora, facci sentire un po'. Sì, poi se c'è tempo volevo aggiungere proprio una cosa riguardo allo stile, che è molto personale. Intanto leggici... Ma il suo fidanzato ha letto il libro? Il mio fidanzato l'ha letto, ma per fortuna non è interessato, diciamo che non è coinvolto. Di cosa si occupa? Anche lui sta nel campo dell'editoria. Ah. Okay. Oh, bello. Assolutamente. Leggiamo. D'accordo.
Mica lo so io com'è che ci si innamora di te, che un giorno sei per strada, mangi una mela, vedi la gente che passa e un tratto ti sbuca una alle spalle e ti dice ciao. Ecco, si può dire in un attimo ti è cambiato tutto, che la mela, la strada, la gente non sono più la stessa mela, la stessa strada, la stessa gente che erano prima. C'è un dopo che ti separa dal prima. Dico, mica lo so com'è che funziona qui. Solo me ne stavo davanti al tuo ufficio, c'era una libreria molto antica, fissavo un libro, pure quello molto antico. Era un libro con le lettere d'amore che gli aveva scritto Napoleone Giuseppina. Questo libro qua, a un certo punto mi ha raggiunto, che erano già dei 10 minuti che ti aspettavo. E mica allora lo sapevo che mi innamoravo. So solo quel periodo ero magra. Per innamorarmi io, quella è la condizione di spirito ideale. Avevo appena finito la dieta a base di tè verde, si può dire ero in forma, bella, anche ero piuttosto bella, sì. E niente, questo fatto, non ci tenevo a trovarmi fidanzato, o forse a livello inconscio magari sì. Ho a cuore di precisarlo, che non è colpa mia. Io mi sono tenuta alla larga da certi guai sentimentali. C'è stato pure un periodo, mamma mia passava la cera, mi guardava, si lamentava che non capiva come mai ero così bella e così sola. Stirava le camicie, si lamentava, passava l'aspirapolvere, sempre si lamentava che non mi volevo sistemare. Io credo tutte queste volte ho dovuto subire mamma mia che si lamentava, che ero sola e nonostante tutto non ho fatto niente per cambiare la situazione. Dico, il fatto, non ho mosso un dito per farla star zitta, mamma mia, ecco, questa è una prova che non dovevo volerlo, sto fidanzato. Ecco, volevo aggiungere appunto, come avete capito, è uno stile molto incalzante, ma sì, volutamente incalzante, perché la mia eroina è alla ricerca, cerca qualcosa, e diciamo che questa economia esistenziale che è molto limitata e bisogna sbrigarsi se vuoi una cosa, ecco, lei va alla ricerca della felicità, e in questa ricerca spasmodica anche lo stile è spasmodico, eccede, perché c'è poco tempo perché per l'economia esistenziale, sì, magari potrebbe essere motivo di un sequel di questo libro, perché mi pare che per il momento ancora non ci sia economia esistenziale, ma è comunque giusto, perché le giovani donne devono fare in modo di arrivarci in maniera giusta a questo bilancio, anche sì, eccedendo in qualche modo. Eccedendo, fatto sta che lei scappa a fretta di vivere, a fretta di trovare le cose importanti, di trovare il suo modo di stare nel mondo. Devo dire, io sono rimasto completamente folgorato stamattina da Anna Dornato. Gesù! Vorrei fare un mini reality sulla vita di Anna Dornato, sì, perché ho scoperto ieri, ho visto un documentario sulla vita di Barbara D'Urso, che in quella trasmissione si chiama Domenica Live, e praticamente ho scoperto che esistono i mini reality, sarebbe carinissimo seguire la tua vita. Tra l'altro, cara Anna, devo fare, sì, i complimenti. Per cosa? La pronuncia calabrese non esiste più. Lo so, mi sono impegnata. Io in realtà sono una sgobbona, oltre a essere vessata dalle diete, sono vessata da, non lo so, da tutta una serie di fisi, mi studio, mi applico, è una cosa terribile. Ma no, la mia vita è triste per questa cosa. No, non è triste. Vorrei essere inconsapevole e svagata. Mangiare senza pensieri. No, ma mica solo per il mangiare, vorrei una vita effimera e vanesia, come una ballerina di break dance. Ma break dance, guarda che di lap dance forse. Break, hai ragione, dance. Break dance necessita di tecnica, no? Io ma sono anche la lap pigra. Dance, realtà, allora, sì, no. Anzi, tra l'altro ci sono delle nuove. Mi suggerite qualcosa di estremamente poco impegnativo? Come posso passare? La parmigiana e melanzane, 5 minuti si fa subito. Senza essere triste, senza essere, come dire, vessata dal no, dove vieni mi qua tutte le mattine, non ti preoccupare, per me va bene. In questo salotto ne uscirai molto volentieri. Molto volentieri. No, non è vero. No, ma è importante, questa è un'altra scelta, cara Anna, perché poi dopo si può sempre fare la scelta della vita alla quale hai fatto riferimento tu, Federica Riccio. Altro diktat del pensiero adornato che io adoro è indossare scarpe da tennis e mangiare un sacchetto di marshmallow. Sì, perché questo in realtà è il massimo della vita. In questa esistenza a base di privazioni ci sono tutta una serie di espedienti che appunto fanno passare la tragedia in commedia. Per esempio, una ragazza burrosa non può andare in giro indisturbata con le scarpe da tennis perché non la slanciano. E allora ecco la condanna dei tacchi e soprattutto i marshmallow, che sono un approdo irraggiungibile se provi in qualche modo a portare avanti una vita di anoetica all'insegna della lattuchina. Il marshmallow è la trasgressione, no? Gli zuccheri, lo sciroppo di glucosio che, come dice mio medico, fa schizzare sull'insulina. Ah, no, ma li passi sul fuoco i marshmallow? No, in realtà no, perché non ho il caminetto. Ma anche l'accendino va bene. Anche l'accendino. Ma lei non riesce a dimagrire perché?
Non lo so. Che non vuole. No, in realtà io lo dissi. Non è vero, tu non vuoi. Io sono in una dieta ragionata. È una dieta nervosa anche, come dire, fatta di... Allora, la colazione? Cosa mangio io a colazione? Sì. Io a volte faccio una colazione sempre di anoetica, quindi virtuosa, quindi a base di succo di pompelmo e latte scremato. Però certe volte c'è... Questa alle 8. No, guardi, quasi sempre. Poi c'è il cornetto. Il mio metabolismo è molto lento. Non mi dia tutta la colpa. Poi c'è il cornetto, no. Però. No, a volte... Per esempio, oggi ho preso la sfogliatella, perché posso venire a Napoli e non prendere la sfogliatella? Ma siamo sfogliatella. Santo cielo, mi sarei maledetta in eterno se non l'avessi fatto. Giusto. Non è che facciamo solo bombe, facciamo la sfogliatella, che è colpa sì, però sai cosa fa? Aspetta, un errore grandissimo, perché io l'ho presa fritta, perché non mi hanno spiegato bene la differenza tra frolla e liscia, no? Sì, riccia. E quindi l'ho presa fritta, e quindi mi è rimasto l'unto in bocca che non volevo. Cosa vuole il problema? Che lei si trova a Napoli? Sta pure la pizza, non è andata a pizza. Ma non me l'hanno spiegato. È la pizza fritta e la pizza al forno. Non starò attenta per la pizza al forno. Per esempio a pranzo magari prendo una pizza al forno, bene? Anna, quando ci vediamo un'altra volta? Quando volete, chiamatemi, che io vengo volentieri. L'hai adottata ufficialmente da Studio Mattina. Divento la vostra mascotte. Mi puoi fare un favore? Sì. Tanto io sono convinta che tu con certo te stessa sì. Stai qualunque talmente... Qualunque cosa tu voglia. Ti puoi alzare sì, i piedi. Sì, Ale. Oh, Ale. Guardate quanto è bella questa ecco donna. Qua. Le voglio molto bene, l'ho pagata, devo dire. Secondo me tu sei splendida, a parte stilosissima, i complimenti. Grazie, grazie. Maria Silvia, ricordiamo che oggi alle 18, sì. Libreria Ubic, c'è la presentazione del sì. Libro, ritroverete Anna Dornato. Con buffet a seguito, ovviamente. Assolutamente, anche il lancio la di coriandoli. Anna, io ho promesso anche il lancio di coriandoli e una macarena finale, così molto gioiosa. Se volete unitevi. Grazie, ecco qua. Grazie ad Anna Dornato, il libro E tu che mangi il gelato e poi a seguire a Sfigliatella. Adesso dell'Equatore Edizioni, salutiamo Carlo Gibiello. Che è dall'altra parte dello studio. Ti salutiamo con la musica del maestro Ciro Alba. Che bello.